Perché questo terzo mandato? Perché tutte le liste civiche e politiche, aggiunta ad Azione e anche altri, hanno chiesto di appoggiare questa amministrazione e di partecipare, continuare a partecipare per chi era già prima e quelli che si sono aggiunti, per partecipare a questo grande lavoro che abbiamo fatto in questi 10 anni, con la possibilità del terzo mandato per la nostra città, una città che finalmente dopo 164 anni è diventata capoluogo di provincia e non co-capoluogo come ancora nell'immaginario collettivo. Dal 29 di gennaio la città di Urbino è capoluogo. E siccome è un capoluogo dell'entroterra che è diventato concreto con tutte le azioni che stiamo facendo e con i rapporti che stiamo tenendo a livello nazionale e internazionale, credo che con il lavoro che è stato fatto in questi 10 anni tutte le forze politiche di centrodestra e le 2 forze civiche, anzi 3, anche Civici Marche ci appoggia, credo che hanno capito che questo lavoro va continuato per portare a termine un'opera che veramente è stata straordinaria. I punti principali sono sviluppo del turismo che abbiamo veramente in questi anni impostato, se parliamo delle varianti che abbiamo fatto per l'albergo diffuso, l'attenzione a tante strutture che stanno nascendo su questo territorio, anche imprenditori del settore della ristorazione e dell'accoglienza che stanno alzando il loro livello, e questo ci fa ben sperare. Si parla tanto del calo degli abitanti ad Urbino, negli ultimi 5 anni, se andiamo a vedere i dati Istat, sono calati pochissimo, molto meno della differenza tra i nati e i morti, cioè dal 2019 al 2022 sono calati di 170 abitanti. E purtroppo per effetto dell'invecchiamento della popolazione la differenza tra i nati e i morti sono 500, vuol dire che la città è ripartita e quindi per questo motivo dobbiamo forzare la mano per riuscire a rendere più vivibile come stiamo facendo. Tanti progetti per l'industria come Caguerra, che è iniziata un'industria grossissima, Canavaccio stiamo facendo le varianti, a Schieti uguale, a Calpino uguale, quindi stiamo proiettando la città nella ripopolazione.